E infine siamo arrivati qui. Signori, sono passati diversi anni dall'apertura di questa trilogia, iniziato con Mood, poi Doom e ora Habitat. Se non sbaglio, Mood era uscito a dicembre 2020 e adesso siamo qui a giugno 2023. In questi 3 anni sono cambiato davvero tanto, davvero davvero tanto. Soprattutto intanto la voce, perché Zio Cane, quella volta là che abbiamo fatto la live insieme a Night, che era più o meno 2021 se non sbaglio, porca miseria, sembrava stessi morendo e non avevo minimamente voce, esalavo all'anima così, non so, facevo parlare. Era una cosa odiosa da ascoltare. Quindi sì, mi dispiace Night se hai sentito la voce di merda. Diciamo che ora sono stati fatti passi avanti. Corso di edizione che ha aiutato molto. Sono cresciuto tanto, comunque fisicamente, si vede? Che ne dite? Sono cresciuto fisicamente. O comunque anche di viso. Prima sembravo davvero un bimbo minchia. Non che ora sia cambiata tanto la situa, però comunque qualche passo avanti è stato fatto. Ma sono cambiato soprattutto di testa, mentalmente, nei miei pensieri, nelle mie azioni. Sono cambiato davvero tanto. Infine, ai tempi ero solamente un ragazzo di 20 anni e adesso sono quasi un ragazzo di 23 e c'è una bella differenza. Signori, siamo qui per ascoltare un disco che, come ho già detto nel video precedente, che vi ho portato la reaction al cortometraggio di Habitat, credo sarà un disco che in qualche modo mi segnerà, perché come l'ha fatto Mood ai tempi, l'ho fatto Doom ai tempi e credo lo farà anche Habitat adesso e ne sono piuttosto convinto. Sono stato anche live al Fabric di Milano, vi ho portato il video anche di quello. Insomma, Night l'ho sempre vissuto molto proprio da dentro, nei miei pensieri, lo sento tanto vicino, lo sento tanto simile a me in qualche modo e credo che sia anche per questo che a voi piacciono in particolare le mie reaction su di lui, proprio perché credo di riuscire a trasmettervi a pieno quello che è un po' il mio sentimento, diciamo, nei suoi confronti, nei confronti della sua musica, di quello che fa, del suo lato artistico, oltre che comunque umano. E niente, ragazzi, io direi che devo smetterla di parlare, abbiamo un disco da ascoltarci e che dire, andiamo con la intro. Buongiorno, bentornati nel canale qua da Noi Ci Siamo Qui in questo nuovo video. Signori, anzi, Night, ti faccio subito una domanda, una richiesta, te lo faccio qui a video perché di sì. Sono passati quasi 2 anni ormai da quella chiacchierata che abbiamo fatto quella volta in live su Twitch. Ti chiedo così pubblicamente se ti va di ripetere questa chiamata, io e te. Perché comunque quella volta là abbiamo fatto quella chiacchierata quando era uscito Mood e basta. E già lì c'erano tante domande, poi era anche il mio primo approccio più diretto nei tuoi confronti, a parte qualche messaggino così. Ed ero un ragazzo di 20 anni, un ragazzo immaturo sotto tanti punti di vista. Soprattutto appunto su sta minchia di voce che ai tempi Zio Cane sembrava che stessi per crepare, invece adesso un pochino abbiamo sistemato sto problema. Però poi da quella chiacchierata là è uscito Doom e lì le domande sono aumentate a dismisura. E ora abbiamo Habitat che va a chiudere appunto questa trilogia. Quindi credo che dopo anche l'ascolto di questo disco, e non vedo l'ora ora di mettere play, credo ci saranno ancora più domande. Quindi se ti va, se ti può far piacere, ripetere quella chiacchierata che abbiamo fatto tempo fa. Insomma, per me sarebbe super un onore, davvero. Niente, detto questo, smettiamoli di parlare, non voglio dilungarmi in altro, ho già fatto anche troppo. Direi che andiamo con la prima traccia, che è Fragile. Ci siamo. Ti giuro, non mi sembra neanche vero. Minchia, già da qua senti che stai entrando in un viaggio. Il rap italiano vedo un botto di bussi, tu bussi, fai schifo, non è che ti apriamo, ma me ne sbatto. Però porca puttana iniziare così. Faccio storia con i miei, ma non la possiamo. Ehi. Faccio su, non te la passiamo. Se ti piace dopo un po' si infiamma. Wow. Artista, questo eri solo, vuoi affrontarne i suoi rischi. So solo che sta roba fa sentir vivo, mi va bene. Anche se la storia cambia. Ciao, mamma. Avresti detto quello che adesso mi sembra fragile, bello. Penso, quasi mi perdo. Che spettacolo! Cazzo! Sti cazzo di ritornelli, la devi smettere! Quello il senso. Wow. Cos'è il rap in Italia più di quello che passa in radio? Spingo forte, non mi basta il tempo. Poi mi hai strappato il cuore reale. Ah. Perché mi hai fatto tutto sto male. Ti sei fatta chiamare puttana. Io non voglio essere solo le persone come sostanze. Minchia. Voglio fare d'ostaccio. Mi ritrovo dalla solitudine. Mamma, senti come suona sta canzone. Che parlo, ma non mi va di non dirlo a nessuno. Wow. Vaffanculo. Vaffanculo. Sono, o quasi mi diverto. Guarda che sì. Bello. Dico c'è una lì che vado penso. Habitat. Porco Giuda, ragazzi, ma guarda che è una cosa indecente, ti giuro.
Vabbè, io lo sapevo che ero perfettamente nel mood. Questa è una di quelle reaction che già percepisco, avrà una certa direzione, già percepisco che prenderò appieno quest'album dritto in fronte. Perché? Perché di sì. Perché sono nel mood, sono nel cazzo di mood, ma poi è incredibile perché ogni volta che io lo ascolto va a finire così, è talmente tanto personale, parlo proprio del personale per come lo sento io, cioè quello che dice è talmente tanto mio che anche se sono in un certo mood, magari anche mega preso, magari voglio ascoltarmi trap, drill, roba peso, se mi ascolto Night e la canzone dopo entro perfettamente nel suo viaggio, ma questo perché appunto entro proprio in un flusso di coscienza suo che diventa poi anche mio per quello che dice, come ho già detto tante volte, e di conseguenza cambio completamente ed entro in connessione con quello che so che sembra una stronzata, lo so, posso capirlo, però questo ragazzi è quello che trasmette la musica ed è la cosa più bella che si possa provare ascoltando musica per l'appunto, ed è quello che poi piace trasmettere a me, a voi in qualche modo con questi video qui che per tanti possono sembrare una puttanata, però per me è una condivisione anche di quello che provo io in qualche modo e boh, la rendo in qualche modo pubblica, senza in qualche modo, la rendo pubblica e basta, un po' come fa Night con le sue canzoni. Ragazzi, qui dei testi davvero ci sarebbe una quantità di roba indecente da portare, cioè da leggere, da spiegare, da analizzare, è assurdo. Nella rap italiano vedo un botto di bussi, tu bussi fai schifo, non è che ti apriamo, affanculo i tuoi gusti, c'ho il busto, i tuoi flussi, li spezzo, li sgamo, noi sul pezzo ci stiamo, le mo neanche la chiamo, quelle fighe nel back fanno beh, te la diamo, ma me ne sbatto, puoi capire ogni trucco, non che pensiamo, e sta cosa mi piace un sacco, cioè confuso con tutto ciò che non siamo. Faccio storia coi miei, ma non la postiamo. Faccio su, non te la passiamo. Viaggio su forte, guarda, stiamo su. Scudo su ogni sguardo, fumo su ogni guardia spia. Scudo su ogni sguardo è molto, molto profonda come frase, eh? La strada è qua, la spiano. La realtà sono io. La lealtà è una cosa rara e in fondo cosa cambia? Le la lascio, non le credo. Si veste di ghiaccio, dopo un po' si infiamma. Vuoi far l'artista? Vuoi essere solo? Vuoi affrontarne i suoi rischi? Prendere il volo? Vuoi affondare nei fischi? Reggere il crollo? Guarda nell'abisso, prova ad essere un uomo. Io non so cosa voglio, quale direzione, quale dimensione, quali vizi ho. Mica so un cazzo di sensitivo, ma so solo che sta roba fa sentir vivo e mi va bene. Porca troia. E anche se la storia cambia, non dimentico chi sono. Per una roba di marca, per una cosa che poi si consuma. Sono nessuno senza chi mi ama mai. Lo avresti detto, quello che ho adesso mi sembra fragile. E poi c'è il ritornello che si apre in modo incredibile. Tra l'altro le strofe sono rappate con la sua solita rappata mega tecnica. Non so neanche più come descrivervela, non so neanche più che aggettivi usare sinceramente. Rappate mega tecniche, precise, dizione perfetta, la melodia di sottofondo, la chitarra, forse era un basso però mi sembrava. Mi sa che c'era la mano di Walter in qualche modo. Poi 3D comunque la produzione, tutto è così perfetto. Perfettamente armonico, è tutto così perfettamente in sintonia, il timbro di Night, i suoi flow, la musica di sottofondo, la produzione di 3D per l'appunto, è tutto perfetto, questa è musica, cazzo. E poi il ritornello che si apre col suo cantato e diventa sempre più bravo, ragazzi. Io l'ho sentito anche live al Fabric. È un qualcosa di incredibile. Mo quasi mi diverto, guarda che bello. Indico il cielo, è lì che vado. Penso quasi mi perdo. Guarda, nessuno può dirti che hai dentro. È più ciò che lascio che quello che prendo. Forse è quello il senso. Mo quasi mi diverto, guarda che bello. Indico il cielo, è lì che vado. Penso quasi mi perdo. Quindi qua la ripete. Bellissimo il ritornello, bellissimo il senso. Si collega anche un po', se non sbaglio, al razzo di cui parlavo nel documentario. Cos'è il rap in Italia più di quello che passa in radio? Porca troia, non l'avevo neanche colta questa. Spingo forte, non mi basta il fiato. Metto più massa, più flow, tu abbassa il capo. Il conto che va saldato è questa roba che mi ha salvato. Mi hai scaldato con le tue mani, poi mi hai strappato il cuore e le ali. Bastardo. Perché mi hai fatto tutto sto male? Ti sei fatta chiamare puttana. Io non voglio essere un uomo mediocre. L'insicurezza crea un vuoto, l'orgoglio copre. Metto in dubbio, se mi amo non voglio prove. Odio la dipendenza, amo le droghe. Io qui mi dissocio. Sto leggendo il testo. Perché mo me ne accorgo che sono un po' stanco. Uso le persone come sostanze. Anche questa è pesante. È il mio valore a fare da ostaggio. E se non lo salvo io, chi lo salva? Anche questa è una frase che ripeteva nel documentario. Quindi qua ritroviamo tantissime cose. Cerco il piacere della compagnia e ne rifiuto il bisogno. L'equilibrio tra la solitudine e avere sempre gente intorno. E mi chiedo se qualcuno sa di che parlo. Mi sembro pazzo e neanche lo escludo. È il mio vissuto, non me ne vanto. Ma non mi va di non dirlo a nessuno. E qui ripete con il ritornello. Non so che dirvi, se non andiamo alla prossima traccia, perché sennò sì, non finiamo più, e direi che volevo gustarmi almeno questo primo testo, scusate il fastidio, ma volevo farlo. Andiamo con la prossima traccia, Guerra Dentro, numero 2.
mamma mia. Ansia mangia quando con lei non vado d'accordo. Sta per partire una base enorme. A me serve amore, però a lei le serve spazio. Di sabita della musica dinamica impostata. Peccato musica che cade. Molti vedi sono merda e puli da leccare. Mamma mia. Sei stupido. Mamma che base. Che ritornello. Io non so che cazzo dire. Bella frate, ho visto hai conquistato un disco d'oro. Peccato che il contratto solo mi fa piangere. Seri strani alle farei del male fisico. Felismo, lo sai quello che sento? Però lo vorrei tantissimo. Dio, madonna, cristiana, puttana. Ok, questo mondo mi fa schifo, lo allargo. Hai rotto cazzo! Oh. Perché senti i vuoti fanno imbarazzo. Perché quando cresci di attualità, se non decifri cosa hai dentro, non saprai cosa c'è fuori. Scusa, tipo. Mamma mia. Ma porca puttana, ma è possibile? Dio caro ragazzi, ma va che è incredibile. Probabilmente vi romperò il cazzo io a parlare in questo video qui, però sinceramente non me ne fotto un cazzo, detto proprio terra a terra. Ragazzi, ha impersonato da Dio la strofa, la seconda strofa, quando l'ha chiusa, che ha urlato, vi giuro è stato una cosa meravigliosa, meravigliosa. Tra l'altro questa qui è una traccia super, super, super critica riguardo la musica, riguardo anche comunque a una donna. E tra l'altro, riflettendo a questa canzone qui, appunto percepisci che è una traccia molto critica. Lui di tracce critiche verso questo tipologie, verso queste tipologie di persone, o comunque, sì, in generale, per magari anche prendendo la musica, il mercato musicale, lui l'ha sempre fatte queste critiche qui, l'ha sempre attaccate queste cose qua. Ma qui lo ha fatto meglio di qualsiasi altra volta, proprio dal punto di vista del testo. Cioè, cazzo, lo senti che lui è diventato grande, lo senti che lui è diventato consapevole, più maturo. È una cosa disarmante percepire questo, perché ragazzi, non tutti i rapper, non tutti gli artisti ti dimostrano effettivamente quanto sono maturati nella scrittura, nel pensiero. Lui, cazzo, sì. E non lo dico perché sono di parte, ma cerco di vedere la cosa da fuori. Ma cazzo, prima lui era un ragazzino incazzato col mondo, incazzato con le donne, incazzato con la musica, col mercato musicale, e te lo diceva, era molto schietto e te la rappava così. Qui ha unito tutto. Allora, te lo rappa, però poi di sottofondo ha una base musicale che è una cosa che non so più descrivervi, ragazzi. Cioè 3D e chi altro ha lavorato alla base ha fatto un lavoro di Cristo in simbiosi completa con la rappata sua, col ritornello, con tutto. Ma poi il testo è così preciso, è così adulto nel racconto. Boh, non so che cazzo dirvi sul serio. Non posso stare qui a leggervi testo per testo, purtroppo, perché sennò vedo un video davvero lunghissimo ed è già 25 minuti che sto registrando e sono alla seconda traccia. Non è normale. Però boh, una critica continua ma fatta con una consapevolezza che personalmente non avevo mai sentito all'interno di un testo rap italiano, quantomeno. All'interno di un testo italiano, punto. Non rap. Cioè, prendiamo anche un po' tutto il resto. Boh, sono davvero contento, sono felice. Poi mi chiedono, zio Cam, perché è il mio rapper preferito? Il mio artista preferito, perché ormai di questo si parla di artista, non più di rapper. Cerco il centro tra l'arte e l'intrattenimento. Vaffanculo, tu dici che non l'hai trovata, porco zio, mi pare anche di sì, onestamente. Vabbè, scusate questa parentesi. Dai, andiamo avanti. Traccia numero 3, cazzi miei. Yeah. Mamma che vibes da Raptus questa qua. Ok, buongiorno, posso rivegliare spazi miei. Ok, chiama Yeah. Oh, yeah. Fox. Cose che non vanno dopo. Ma quanti sono? Questa è da live, bastardo. Wow. Quindi a scuola useranno lo spettro dell'umiliazione. Ehi. Dice produce al tuo posto, pacco, rispondi sì signore. Al mercato mostro che al primo posto spacca come se mi aprissi il cuore. Oh. Diretto ad boom, senti, sento, mi sento, metto il turbo. Cito gesto, mi sono rotto il cazzo e non si ripara. Ma non che non ho mai one. Penso solo ai cazzi miei, ma si impassi lei. Penso solo ai cazzi miei. Wow. Wow. Ti voglio bene. Penso solo ai cazzi miei, mi fermassi impassi lei. Ti prego, allora, aspetta.
Lo vedi questo? Lo vedi? Ok, è il biglietto per Padova. È il biglietto per Padova il 16 novembre. Ok? È il biglietto per Padova il 16 novembre. Io questa devo crepare mentre la canto, mentre urlo wow, devo morire. Cioè, no, magari no, per carità, però voglio urlare wow. Porco zio, che bella. Wow, 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 wow. Mi ha dato davvero una marea di vibes alla Raptus questo pezzo qui. Più per il mood, per il mood in generale, per il come è stato realizzato. Mi ha ricordato davvero tanto un po' il vecchio Night e il vecchio 3D. Non lo so, mi ha riportato un po' indietro nel tempo. Molto molto bello, molto figa sta cosa. Boh, gran bel testo anche qui. Quasi simpatico, mi verrà a dire. Non so perché, forse un po' per il modo in cui l'ha rappata, tutto così sciallo, tutto così tranquillo, come se fosse, boh, lì che sarà canticchia tra sé e sé. Rappata precisa, lenta ma precisa, pungente, spettacolo. Verità sbattuta in faccia così senza problemi. Rap stupendo, stupendo. Ritornello anche questo qui, molto semplice però preciso, perfetto. Bella traccia. Qui non voglio soffermarmi troppo, anche perché l'ho già fatto troppo nelle tracce precedenti, quindi vedo un attimo di limare un po' il mio sproloquio. Quindi mi faccio anche i cazzi miei un pochino e andiamo con la traccia numero 4. Tutto normale. Eccola qua, quella del trailer, quella del cortometraggio. Questo mood tribale. Persone il gossip casa, ma passo alla prossima. Guarda, bam bam bam, sul palco bam. Sì, ci fanno bam bam bam. Sì, lo specchio bam bam bam. Sì, ma che cosa hai detto? Sì, sei troppo intrattenimento. Dimmi che non l'avevo detto. Qualcuno la scuola che uccide i giovani. Ma non ci sono uomini, vari problemi, ma sono i soliti. Non pensavo di provare ste cose, non pensavo di sentire ste colpe. Oddio, tutto è normale, tutto normale. Oddio, quanti tiro ho fatto? Non lo so, bro, ma alla fine il mondo è... Prego. Oddio, ha citato piove. Wow. Cioè, questa traccia qui è una cosa allucinante. È partita con questo mood tribale che piano piano andava sempre in crescendo, diventava sempre più frenetica. Anche lui poi nella rappata, poi quando ha iniziato a fare mi guardo e bam 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 sul palco pam pam pam, quella parte lì Zucca mi stava davvero veniva voglia di tirare un cartone al desktop, porco zio, il monitor lo spacco. E poi il ritornello, poi la strofa 2, poi ritornello ancora e poi un altro che Zucca non ho capito. Vi giuro, non ho capito. Sarà che la foga mi ha fatto un po' perdere il testo? Probabilmente anche questo, perché sicuramente c'è un nesso tra l'outro e il testo. Però tutta questa foga che poi viene scaricata in qualche modo in quest'outro qui, boh, wow. Io inizialmente col documentario pensavo che questo mood tribale fosse perché comunque si parla di queste cose tanto personali, di tanto noi come persone, talmente tanto nel profondo che va forse quasi a ricalcare un qualcosa di primordiale in qualche modo, e quindi mi dava proprio questo senso qui, questa base molto molto primordiale, mi viene a dire primordiale come termine, fatemela passare. Ma è una cosa allucinante, devo rileggermi bene il testo e analizzarlo perché è un po' particolare. Vesto i più grossi panni, tu che indossi? Quanto costi? Acquisto posti. Ho preso casa, ma passo alla prossima. Io sto fuori, sono l'unico normale. Sto dormendo e stanno tutti svegli, o qui è il contrario? Se non fai quando ti lamenti, quanto vale? Non lo sai cosa perdi finché non lo perdi. Mi guarda e bam 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 sul palco pam pam pam. È un testo complicato. Strofa 2, dimmi che cosa hai dentro, oppure c'è troppo intrattenimento. Questa è una cosa micidiale. Dimmi che cosa hai dentro, oppure c'è troppo intrattenimento. Siamo talmente tanto distratti dalle putte che non sappiamo più aprirci con le altre persone. Pazzesca sta barra qua. Dimmi che non l'avevamo detto. Perché pensi che fumiamo netto? A che ora credi che andiamo a letto? A quelli come voi noi non diamo retta. Fare i buoni a cosa credi serva? Meglio una vita fuori che una di merda. Fa un culo la scuola che uccide i giovani. Questa qui è una frase che mi piace da matti, per quanto sia spaventosa e purtroppo realistica. Motivo per cui non ci sono gli uomini. Cioè, Gesù Cristo, la capite? L'avete capita? Queste due barre qui, quanto sono importanti. Vari problemi
problemi, ma sono i soliti. Dov'è quella voce che dice muoviti? Io penso solo corri, corri, corri. Nel frattempo la mia vita scorre. Non pensavo di provare ste cose, non pensavo di sentire ste colpe. È un testo molto complicato che penso capirò più avanti, ragazzi. E poi qui nell'auto dice: oddio, quanti chili ho fatto? Non lo so, bro, ma alla fine manco il mondo è sobrio. Piove, però non mi copro. Qui è una cheat, guarda, per i nostalgici, un pugno al cuore. Aspetto solo che mi salga e poi boom. E poi c'è: sono un tossico, fatemi vedere il prossimo. Signor Mezzanotte, lei ne ha prese troppe. Ora è tutto normale, dentro è tutto normale, tutto normale. È complicata. Questa è una canzone complicata al primo ascolto, quindi sicuramente andrà ascoltata, ascoltata e riascoltata, e magari si connette anche poi a qualcosa di dopo, che arriverà dopo. Quindi passiamo alla prossima traccia. Cosa conta davvero? Pezzo numero 5. E qui ci calmiamo. Dio grazie. Cosa conta davvero? Per salvare la faccia a volte non ripari il busto. Ho fatto tardi. Ieri sera non solo tu della pressione come un'interrogazione. Non sono preparati, beh. Ancora tanti dubbi, se se ne vanno tutti. Io chi sono? Chi sei tu? Perché un uomo solo non fa luce. È quello che in fondo, quando fai non basta, quando parli è troppo. Mi chiedevo se no. Ci arriviamo sempre dopo. No, viene da piangere. Stai zitto. Stai zitto. Dio, porco. Vaffanculo. E io provo a dire che non serve andare d'accordo con gli altri e con me, che non vado numeri e veniamo pescati. Di certo, siamo stati. Ma così. Mamma mia. A volte mi ucciderà una donna, gliela guiderò. Vorrei che si potesse dire di... Vedi, io... No. Cazzo di melodie. Habitat, appunto. Mamma mia, ragazzi. Guarda che è pazzesco. L'ho detto tante volte, lo so. Però che cazzo vuoi dirgli? Cioè, siamo alla quinta traccia. E io davvero qui vi dico, mi sento di dirvi già adesso, perché alla fine se sono cinque tracce così, le altre sono comunque di questo livello qua, se non di più, per assurdo. E io già qui vi dico il disco dell'anno, per quanto mi riguarda poi, per carità. Però se cerco di vederlo anche da fuori, quindi da esterno, davvero non ci posso fare niente. Mi viene a dire la stessa cosa. Cioè, se devo essere oggettivo, non ho trovato un disco che ha questa qualità, tutta questa qualità nei testi, nei ragionamenti, nei pensieri, nella musicalità. Ma parlo di musica, cioè nel rap. Ce ne sono tanti di dischi interessanti quest'anno. Tanta gente comunque forte a rappare, tutto quello che volete. Ma tutto questo in modo così perfettamente armonico, io non, cioè vi giuro, non l'ho sentito quest'anno, ma in generale cazzo, cioè per me Mood era diventato il mio disco preferito. È stato spostato al secondo posto da Doom. Mi sa che qui c'è un altro change, non ho altre spiegazioni, perché mi sta lasciando talmente tanto questo disco già solo con metà, che non so che cazzo dirvi. Mi è rimasta impressa una frase così di questo testo qua: mi eliminerei a volte, mi ucciderà una donna, io la guiderò. Che schifo, ti giuro. Vabbè, raga, anche qui, raga, non so, cioè, il flow che ha usato, le pause che ha dato, quelle sono state clamorose, il beat, la strumentale, perdonatemi, di sottofondo, anche qui, ripeto le stesse cose alla fine, nulla più. Che cazzo devo dire ancora? Andiamo avanti, perché, non perché non mi piace la traccia, anzi, perché non ha senso soffermarsi in questo momento qui. Poi sono a 40 minuti di registrazione, cazzo, sono a 5 tracce, e poi c'è questa traccia qua, la numero 6, che mi era comparsa e poi eliminata da una playlist rap italiano, tipo novità rap italiano. Quando ho letto il titolo ho detto: no ragazzi, un titolo del genere tu bastardo non me lo puoi mettere, perché se mi vuoi vedere piangere già qui ci stavi riuscendo, figurati adesso con la traccia numero 6, romantico finale. Ho perso e ti ho cercato tanto, ho di nuovo i colori, le lacrime le lascio agli altri. Bella sta frase. Noi siamo due papà pazzi, ricorderai i tuoi occhi sono fa falsi. Bellissima. Puoi chiamarla odio, non chiamarmi amore. Sei veleno, ossido di carbonio. Tu hai centrato qualcun altro. Che non si accorge quando fingi, quando... Non ho mai avuto paura di riceverle quanto di darle. Non so se chiamarlo coraggio in a me non è mai successo, ne avverti il valore, ci siamo aperti al dolore. Le tue mani sul mio petto tirano fuori gli artigli, oh. Per fare gli artisti che fare una scelta. Oh 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 yeah. Ho perso e ti ho cercato tanto, tu hai centrato qualcun altro. Wow, questa traccia qui è proprio cattiva perché è lenta, ti logora.
Ehi. Ho dato il cuore ai tuoi occhi di ghiaccio. Ti ho dato il cuore, tu cosa c'ho? Niente uccide. Mamma mia, traccia difficile. Ora, io vi dico subito, non sono un amante di queste chiusure qui con questa voce, con questa modifica alla voce. Sono qui, sono sincero, non, cioè, vabbè, nel senso, come se non lo fossi stato fino adesso, però non mi entusiasma questo stile di chiusura per le outro, non mi è mai piaciuto in realtà, proprio, mi disturba, mi mette in difficoltà questa voce qua, da plum cake in gola praticamente, quindi qui vi dico, faccio... Ok, d'accordo, solo perché sei tu, solo perché sei tu, non te la schippo. Ecco, questa è l'unica cosa, però è una traccia davvero complicata, perché è proprio lenta, ti logora, perché alla fine parla della fine di una relazione, ok? E quindi te la fa proprio percepire questa difficoltà, questa pesantezza, in qualche modo, ed è perfetta così, alla fine. Cioè, è questo il senso, credo. Ovviamente fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se magari secondo voi ho detto una stronzata o cos'altro, quindi anche qui... il testo è completo, il testo è diretto, il testo è incredibile. Le tue mani sul mio petto tirano fuori gli artigli, noi per fare gli artisti non facciamo figli, ci diciamo addio ma è scena, perché è più facile fare la scema che fare una scelta. Frase davvero pesante anche questa. Sono paranoico, te lo dicevo, sono belle le cose che scrivo, più intenso è il male che ricevo. Pensa a te come cazzo stava messo sto ragazzo. Ragazzi, questo vuol dire mettere il cuore in un testo, credo. Bello. Andiamo avanti. Traccia numero 7. Un'idea. Che cresce suo figlio, che ci sono anch'io. Scrivo ad un padre che manca sua figlia, che ci sono io. Assomiglia a credere in Dio. Oi. Amare è un atto di fede. Ignoto è qualcosa di troppo. Io so chi sono solo quando soffro. Pochi strumenti mi amo come pochi. Non scegli mai di chi innamorarti. Non scegli mai di chi innamorarti. Non scegli mai di chi innamorarti. Ci vediamo l'ossessione che ho dentro, voglia di fare, che soddisfa i miei sogni. Un paese legato alle cose vecchie. Non noti che in fondo ci fa da specchio. C'ho potenziale in quello che faccio, perché dovrei ignorarlo. Faccio due passi, non parlo. Dopo bagno perdono. Ora so come ti senti. Wow. Se decide, ci ho visto era buono. Oh. Che vedo in un cattivo. C'è della paura a cui piace svuotare. Non è tardi. Non scegli mai quando innamorarti, non scegli mai come innamorarti, non scegli mai dove innamorarti, non scegli mai di chi. Wow, mi viene tutto così per caso. È vero. Mamma mia, ragazzi, è davvero un disco che andrà ascoltato fino allo sfinimento, perché ci sono troppi concetti, troppi. Qui ha, è quel tipo di rap un po' così, non neanche storytelling, non è uno storytelling, però ha questo flow un po' parlato, ok? Ogni tanto un po' canticchiato, un po' cantato, ma principalmente parlato, molto bello, è estremamente riflessivo, e niente, questa è la traccia. Un'idea, alla fine. Non so neanche davvero cosa prendervi come barra da analizzare sul momento. Mamma, mi sento invincibile. Ho dato a papà il mio perdono. Ora so come ti senti. Forse decidere è un'occasione che dà solo il dolore. Ho visto quello che sembrava un mostro diventare piccolo e solo. L'ho affrontato e l'ho sconfitto da uomo. L'ho aperto e quello che ci ho visto era buono. Mo che vedo in un cattivo solamente un ragazzino ferito, un dio che non ha gli strumenti, figlio di un bene che non sa volersi. Sto molto meglio, sento la pace, sfiorami. Sento la pace sfiorarmi, ok, perdonatemi. Mi sento capace di darmi, corro più forte, vago un poco più veloce della paura a cui piace svuotarmi. Non è tardi. È un testo complicato. Non riesco a concretizzarlo qui sul momento, scusatemi. Però sì, andrà riascoltata, andrà analizzata bene. Per esempio, Nuvole, la canzone in mood, l'ho capita Zio Can solamente a novembre dell'anno scorso, per farvi capire quanto comunque i suoi testi spesso siano complessi da analizzare, da decifrare in qualche modo, da comprendere alla fine. Dai, andiamo avanti. Traccia numero 8, Se ne va. Senza pietà. Cadono migliaia di per te. Ehi. Non fai restare. Ehi, questa l'ho presa. Dove straminchia l'avevo ascoltata questa? Nello specchio non fai restare più. Questa qui è più una poesia, ragazzi. È più una poesia. Minchia. Cioè, ragazzi, da romantico finale a questa
abbiamo preso davvero tre tracce diversissime da tutto il resto che abbiamo ascoltato fino ad adesso, da tutto quello che solitamente sentivamo, magari, banalmente, da Night stesso. Sono tre canzoni davvero difficili, particolari, e sembra quasi che Romantico Finale venga riassunto in un'idea e un'idea in qualche modo in se ne va. Non lo so, sembra quasi un effetto Matrioska in qualche modo, perché Romantico Finale, non lo so, forse mi sbaglio, sono un po' confuso, forse. Perché davvero mi stanno mettendo non in difficoltà, però, cioè sì, forse in difficoltà sì, ma in senso positivo. Cioè mi sta incuriosendo parecchio, cioè qui non è solo musica, qui è anche altro. È per questo che forse sono un po' stunnato, non me lo aspettavo. È per questo. Senza pietà, bocca dell'inferno, mi fai piangere un fiume per te. Nessun effetto, cadono migliaia di parole che brucio per te. E penso che siano semplicemente i testi che lui poi va a cantare. Non fai restare più niente di me nel ritornello, poi dimmi cos'hai, nello specchio cosa vedi. Di sicuro non quella che sei, lo so com'è, o io so com'è, quando qualcuno giura di restare ma poi se ne va. Poi ripete il ritornello, non fai restare più niente di me. E poi nel bridge dice, non vogliono vedermi amarti. Questa qui sì, mi sa più da poesia. Poi tra l'altro la base l'avevo già sentito in qualche modo. Non è che si è ispirato ad una canzone di un cantautore di italiano, non lo so, non mi ricordo. L'ho già sentita comunque, la melodia, tutto il mood. Vabbè. Una poesia, questa era semplicemente una poesia. Provare qualcosa, la traccia numero 9 l'abbiamo già sentita settimana scorsa, di conseguenza direi che andiamo avanti e scavalchiamo, andiamo alla traccia numero 10, l'equazione, interludio. Quanta riflessione, ragazzi. E anche qui sono più pensieri che altro. Cioè, alla fin fine, ragazzi, mi sembra davvero di capire che cioè, per lui la musica è solamente un pretesto per aprirsi, per riflettere. È solo un pretesto per scrivere giù quello che pensa, quello che pensa su se stesso, sulla vita. Ed è così strano da sentire, messo sotto forma di canzone, perché noi la vediamo così su Spotify, brutalmente, no? Nella tracklist di un disco e sentiamo più pensieri che musica, cioè davvero è un disco che va fuori da ogni logica, da ogni sistema. Sono davvero sconvolto, piacevolmente sconvolto. Non è un disco per tutti, anzi, è un disco che punta a farti ragionare, è un disco che punta a farti riflettere, è un disco che punta a farti pensare e avere un dialogo con te stesso, è un disco che vuole aiutarti forse in qualche modo a riflettere e a porti delle domande, cosa che magari non ci facciamo più di tanto ormai. Che cosa c'è di vero? Che cosa c'è di me qui? Che cosa c'è di vero? Che cosa c'è di me qui? Bel ritornello, estremamente riflessivo. Tutti questi pensieri messi così su queste basi, su questi strumentali che hanno solo la funzione di accompagnare appunto questi flussi di coscienza. Cioè, Night penso sia davvero andato oltre il significato di rap in qualche modo. Spettacolo. Traccia numero 11, No More Drama. Se non capito chi sei oppure una parte, salvo l'anima, forse solo chi ci è arrivato in fondo l'ha visto. Dammi più delle stelle, sono schiavo dell'etica, sono schiavo dell'arte. Libera fatte di tornare il mio piacere più grande, mister. Senti, è importante, no, non la vado a prendere l'oro. Quello è per amore, ora è un vuoto immerso. Quando lo scrivo è intenso, quando lo scrivo è buio. No, no, non mi credi. Mamma mia, mamma, come parte? Vabbè, salvo mille vite dopo che spingo rec. Io ti cerco, io ti cerco, non ti trovo in un incendio proprio al centro. Volano, io non so che farci, ma no, bellissima. Mamma, da cantare questa è violenta. Che spettacolo. Sì. Mica questa live è da fare l'assolo di chitarra. No, è un basso questo, non una chitarra, perdonatemi. Madonna, che spettacolo, Walter, io ti amo, ti prego, fammi una lezione privata di basso. Io ho paura, cioè è un basso, è vero che è un basso? Sì, perché il basso questo suona più... E la chitarra è diverso, perdonatemi, faccio un po' di confusione ogni tanto, però sta di fatto, magari, no, non lo so, ragazzi, Faccio confusione, sono stanco anch'io. È anche venerdì pomeriggio, anche per me, ho fatto 8 ore di lavoro, sono un po' stanco, va bene, però ci siamo qua. Wow, minchia, non me l'aspettavo, mi hai un po' messo in difficoltà, devo essere sincero, perché dopo tracce come Romantico Finale, Un'idea, Se ne va, senza aver ascoltato Provare qualcosa e poi subito Equazione, Interludio, ascoltare No More Drama è stato un po' complicato, perché Zio K era
tutta un'altra roba, sei tornato a rappare come siamo abituati, ok? Mettendo comunque anche qui la maturità dei testi, e qui in questa traccia qui forse, ora perché magari ho un attimo messo da parte le altre ovviamente per ovvi motivi, perché sto ascoltando tutto quello che, cioè, questo, però mi sembrava che questa fosse davvero la fusione tra un mood e un doom in qualche modo, quello che vi dicevo nella, nella vivacità della musicalità. Ok, di mood, queste variazioni, le rappate magari un po' più spinte, unite però alla maturità dei testi di Doom. Forse l'ho trovato soprattutto in questa traccia qui, però mi sa anche in qualcun'altra prima che ora un attimo ripeto messo da parte. Mamma mia, è anche qui una marea di cose dette, non so dove fermarmi, non so dove soffermarmi, quindi vi prego, andiamo avanti, perché non finisco più, fioi. Io di certo Dio ti cerco e non ti trovo, in un incendio proprio al centro di me, la mia fede è incerta e non c'è. Sento di passare una vita in cella quando ho il cielo in mano. Delle mie cicatrici mosso che farmene. Ah, delle mie cicatrici mosso che farmene. Scrivere mi difende dal mondo che vuole darmele. A volte mi pare inutile e io non so se farcela. A volte i minuti volano e io non so che farci. Ma no drama. Porca merda. C'è davvero talmente tanta roba da leggere qui, ragazzi, che mi perdo via. Musica come mi stress mi libera. Fa del dolore il mio piacere più grande. Mi stressa il cuore, ma questa vita mi ucciderà. Non prima di aver detto cos'è importante, no? Non ho la febbre dell'oro, ho il cuore per amore, odio e sto dove muore la mia rabbia, nasce il privilegio della calma. Minchia, dove muore la mia rabbia nasce il privilegio della calma, cioè praticamente una traccia mega introspettiva questa, però messa su una rappata e una base vivace. Sembra quasi anche un po' un tributo alla musica, un ringraziamento alla musica in qualche modo, perché ho preso frasi un po' spot nel testo, dalla strofa 1 e dalla strofa 2, e ho letto bene o male un tema che andava in quella direzione, quindi la prima impressione mi sembrava fosse più quella, e poi il no more drama. Quindi non importa, non facciamoci su un dramma per l'appunto. I minuti che volano, io non so che farci, ma no dramma. Wow, penultima traccia, minchia, è volato sto disco però, e io ho bisogno di risentirmelo. Però ho talmente tanti dubbi e domande che, ragazzi, fare le reaction a queste canzoni qui, a questi dischi, è davvero difficile, credetemi. Proprio cercare di captare al primo ascolto più cose possibile è quasi impossibile proprio. Traccia numero 12, solo domande. Che tutto cambia, wow. Spero che tutti volti sembrano tutti morti. Tanto il mondo poi entrambi non hanno tutti i torti. Mi sei triste, porto un po' di terra, perché ha sempre il contatto con la realtà che mi interessa. Firmo sempre un controrisponde. Siamo su due strade opposte, le vogliamo entrambi. Chiedi se il giro è buono al nostro, il cavo delle risposte, io ho solo domande. È una donna quando è vittima di violenze. E un uomo che l'ama, cosa succede? Manda il patriarcato è tirante di tutti, o solo delle donne. Non è stato più vittima che altro, qualcuno la possiede è mia. L'idea di un tradimento mi fa a pezzi l'autostima, cioè. La verità è che non c'è uomo che non debba farci i conti, e che nessuno sa come fare a farci i conti. Non trovi? Siamo su due strade opposte. Ma cagare! Io sono domani. Ragazzi, è incredibile come da quando si è aggiunto Walter a Night e 3D, i pezzi di Night hanno davvero preso una strada, talmente tanto perfetta che non sono sconvolto. E sì, l'abbiamo sentito per tutto il disco, Però ha creato davvero una differenza abissale tra questo disco, tra questa musica qui e quasi tutto il resto della musica plastica che siamo abituati a sentire. Cioè, Walter ha dato davvero un contributo no gigante di più a questa musica qui. Ha dato ancora più valore alle parole di Night, ai suoi concetti, ai suoi pensieri, alle sue emozioni. Come anche un supporto enorme ha completato quelle che erano le basi, le strumentali di 3D prima. Cioè, è un... Cazzo... La Trinità, la Santa Trinità, praticamente. Credo che davvero Walter abbia semplicemente dato quello che mancava alla musica di Night e 3D, perché alla fine sono sempre stati un duo. I pensieri di Night accompagnati dalle basi di 3D, e Walter ha aggiunto quel qualcosa in più. Non so, è un pensiero che mi è venuto solamente adesso, dopo aver sentito per l'ennesima volta, Dio grazie, quello strumento benedetto che è il basso. Anche qui un testo pesantissimo, tra l'altro. Prima che tutto crolli spero che tutti volti. Sembrano tutti morti, cerco i miei punti forti. Mamma fa, stai attento, papà, trovati un frutto e mordi. Vedendo il mondo un po' entrambi, non hanno tutti i torti. Quindi sei triste anche oggi, appresso quale blu tu porti? Penso, e se evito belle persone perché hanno brutti corpi? Minchia.
e che cosa ho dentro? Sono onesto oppure mi idealizzi? Se tu sapessi i miei vizi e gli scheletri che ho al pizzo, se vado in cielo, appresso porto un po' di terra, perché è sempre il contatto con la realtà che mi interessa. Bellissima questa frase. Firmo sempre un contratto perché si vende cosa ho in testa, e a volte mi chiedo se è giusto farlo, ma non so che rispondere. Wow, questo è un pensiero che ho spesso fatto anch'io, pensando appunto, soprattutto ascoltando la musica di Night, ed è fatalità una delle domande che mi sarebbe piaciuto fargli. Non ti spaventa questa cosa qui, William? Quindi il fatto che vai a vendere pensieri talmente tanto personali e profondi, così, al mercato, a tutti, è davvero inquietante pensarla così, quanto in realtà bella e meravigliosa poi quando si tramuta in emozioni come quelle che prova un ragazzo come me ascoltando quei pensieri lì, che poi fa suoi e che magari lo aiutano pure. C'è questa doppia faccia di questo tema qui che è affascinante, nel bene e nel male. Stiamo su due strade opposte, le vogliamo entrambe. Chiedi se il vino è buono all'oste e ti dirà alla grande. Cercavi delle risposte, io ho solo domande. Forse l'amore è solo giostre e zucchero di ansie. Per lei ho preso colpi alle costole e ho risposto grazie. Strofa 2, che cosa affronta una donna quando è vittima di violenze? Io, in un uomo che l'ama, cosa succede? Cosa sente? Che terapia si applica ad un dolore così grande? Come si può sostenere questo genere di domande? Il patriarcato è tiranno di tutti o solo delle donne? Io me ne sento più vittima che altro, ma con chi ne parlo? Fuori dicono di essere furbo, di essere forte. Se esterni quello che provi, sei debole oppure un pazzo. Non è che se sto con qualcuno la possiedo, è mia, ma l'idea di un tradimento mi fa a pezzi l'autostima. Io non so gestirla, cerco, non trovo una scusa, sento solo di aver fallito con l'amore mio. La verità è che non c'è uomo che non debba farci i conti, e che nessuno sa come fare a farci i conti, e che nessuno vuole imparare a farci i conti. Sembra che i padri deleghino ai figli certi compiti, non trovi? E poi questa parte qua parlata così, senza la parte sotto, senza la base sotto, stupenda. E poi parte il ritornello di nuovo che apre tutto. Wow, musica, ragazzi. Signori, siamo arrivati all'ultima traccia di questo disco, di questa trilogia di Habitat. Abbiamo iniziato con Mood, abbiamo continuato con Doom e ora con Habitat, e siamo arrivati alla fine di questa trilogia. Wow. Signori, traccia numero 13, Vertigini. Prevedo una cosa tipo nuvole. Mettere le ali, pensare se cado. A volte ci credo, a volte non so. Ti colerai il trucco pensandomi. Mamma mia. Prima di crescere so, riderò quello che è. Sarò me, ne sarà vero. Paura di alzare le mosse. Pensare se cado non lo so. Mamma Orange. Minchia, temevo la concludesse con una nuova parola che poi ci portavamo avanti finché non usciva il nuovo progetto. È finita qui. Finita con una traccia tipo nuvole, no? Una di quelle tracce che ti lascia il pensiero finale e che poi viene lasciato spazio alla base. Proprio per lui ti fa... ti dà il suo pensiero, ti regala un po' il suo ragionamento, e poi c'è la base che continua ed è lì che ti colleghi tu coi tuoi pensieri, rifletti a quello che hai appena sentito e continui tu col tuo pensiero. Queste cose qui mi piacciono una marea. Wow. Paura di alzare le mani, essere normali, essere umani, mettere le ali, pensare se cado, non lo so, pensare e se cado, non lo so. E a volte ci credo, ma a volte non so. A volte, se mi ami, io un po' me ne frego. Dico, non è vero, ti collerà il trucco pensandomi. Pensare se cado, non lo so. Sto, prima di crescere so, riderò quello che ero. Sarò meglio di chi ero, giuro. Stanco di restare fermo, vedere tutto nero. Sarò meglio, sarà vero. E anche qui è più poesia che altro. È un Night che ha tanto preso questa strada qui. Ha portato sul serio, credo, il rap ad un altro livello in qualche modo. E perché l'ha fatto lui e non qualcun altro? E questo perché, cazzo, non si è fatto mangiare più di tanto, magari. Forse anche sì. Forse per capire, però non più di tanto, non si è fatto mangiare più di tanto dalla società di adesso, di oggi, da tutti i vizi che ne comporta, ed è riuscito a guardarsi dentro in qualche modo, a riflettere tanto, ma davvero tanto. Non dico che abbia capito,
non dico che abbia capito il senso della vita, ok? Però sicuramente è un ragazzo, Knight, che cazzo si è guardato dentro e ha riflettuto tanto bene, è andato tanto nel profondo. E come l'ha fatto? Partendo da Doom, partendo da Mood, quindi esplorando quel tema lì, il tema della persona, il tema dei sentimenti, però stando molto alto. Poi è andato giù, è andato tanto giù con Doom, è andato tanto nel profondo, quasi a farsi male, ok? Per poi tornare su con delle risposte, tante risposte magari, comunque con ancora tante domande, ma sicuramente con delle risposte rispetto a quando è iniziato. Credo che sia un percorso davvero, boh, quasi iconico quello che ha fatto Knight con questa trilogia. Io credo che Mood, Doom e Habitat, e ora parlo da esterno, non da fan di Knight, parlando da esterno, credo davvero che questi tre dischi siano davvero fondamentali per quella che è, non dico la storia del rap italiano, perché forse esagero, per carità, non voglio azzardarmi di una cosa del genere che vengo linciato da chiunque, però credo davvero che possono lasciare il segno in qualche modo, perché ragazzi non andrà lasciato lì questo disco qui, questi tre dischi, perché presi insieme davvero credo possono lasciare qualcosa di importante un po' a tutti, non solo ai fan, chi lo ascolta, ma credo anche a tanti altri rapper, perché se li ascoltano i dischi degli altri colleghi, no? E quindi credo che questo disco qui possa in qualche modo far fermare e far pensare anche gli altri rapper, gli altri artisti in generale, prendiamo proprio tutti. Credo che Knight abbia fatto un lavoro, boh, magistrale. Forse sono esagerato nelle parole? Forse sì, può essere. Sono pur sempre un fanboy, è inutile negarlo, però dire fanboy, sì, forse è un po' brutto, però sono un grande fan, ma perché? Perché sono un ragazzo che è cresciuto con la sua musica, in tutto e per tutto. I suoi dischi mi hanno accompagnato nei giusti momenti della mia vita, mi hanno fatto crescere, mi hanno cresciuto, soprattutto a livello di pensieri, di riflessioni, mi hanno aiutato tanto a guardare dentro di me, per questo che la sento tanto la sua musica, quindi è per questo che magari sono un po' così i miei discorsi a riguardo. So che sono svangaminchia, però ragazzi, questo è semplicemente un ragazzo che vi racconta quanto la musica gli abbia fatto bene, ok? E quindi niente, qui finisce questo viaggio con questa trilogia. Sono un ragazzo di 23 anni ormai, a settembre, 5 settembre ne faccio 23, che è maturato tanto, e quando ascoltava Mood era un ragazzino di 20 anni con tante paranoie, tante domande, tante stronzate ancora da fare, tante esperienze ancora da vivere, e dopo quasi 3 anni, dopo 2 anni e passa, sono un ragazzo sicuramente più maturo, sono un ragazzo più grande, con una testa diversa, con delle esperienze fatte, tante ancora da fare chiaramente, tante domande ancora, ma sicuramente tante risposte rispetto a quelle che erano le domande che avevo quando è uscito Mood. Poi con Doom stessa cosa ovviamente, anzi a maggior ragione, Doom Zio Kamia mi ha proprio svuotato, mi ha aiutato tantissimo quel disco lì. E ora Habitat, un disco che sicuramente sarà da prendere, analizzare, ascoltare per bene, ascoltare davvero bene, e un disco da vivere, questo è, per quanto mi riguarda, perché la musica di Knight credo sia oltre la musica che siamo abituati ad ascoltare, magari noi fan del rap in generale, ok? O comunque noi fan della musica. Credo sia un disco completo, e per me questo è il disco dell'anno, personalmente. Non, perché lo sento troppo mio. Ovviamente ognuno ha i propri gusti, ma questo è quello che penso io. Un Knight che è diventato molto più poetico, non perdendo comunque la sua capacità nel rappare, non perdendo le sue tracce rap. Un Knight molto più musicale, ancora più musicale rispetto ai dischi precedenti. E un Knight sempre più maturo, sempre più consapevole. 3D e Walter pure, alla fine, perché uno contamina l'altro. Tracce come Romantico Finale, Un'idea se ne va e L'equazione sono tracce difficili, non convenzionali, tracce che sicuramente avranno spazio in determinati mood, in determinati momenti, come giusto che sia. Signori, questo era Habitat, questa era la mia reaction a questo disco qui. Io non vedo l'ora che mi arrivi la copia firmata, perché ho comprato la copia fisica, ovviamente, firmata, e non vedo l'ora soprattutto di questo, del live a Padova, il 16 novembre, se ci siete, boh, battete un colpo. Ragazzi, grazie per aver visto il video, statemi bene, fatemi sapere cosa ne pensate, e niente, vi voglio bene. Ciao!